Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare il poncho che permette di terminare il nostro coordinato maglia e poncho cuore d'inverno. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della DMC Linea Shein, che ha queste belle sfumature e ben si accosta con il color marrone che ho usato per la maglia, quindi ho preferito non distaccarmi troppo dal colore della maglia al colore del poncho. Però vedete, lo vivacizza un po' la maglia proprio perché ha questi colori all'interno che sono molto molto carini. Prima di dirvi il quantitativo, voglio far vedere altri tipi di accostamento che potreste fare. Se volete rimanere tono su tono, io vi consiglio di utilizzare il Baci Rubati Blu Notte e naturalmente lo Shein con le sfumature del blu. Vedete, stanno benissimo insieme e avreste quindi un tono sul tono come il mio. Mentre se volete un bel distacco, ma che resti comunque qualcosa che non sia esagerato, vi consiglio di utilizzare il color Tortora del Baci Rubati, ossia lo 02, e questo sfumato dello Shein che è tutto sul rosso, rosso e bordeaux, perché come potete vedere c'è uno stacco, ma non è una cosa troppo, come posso dire, pugno nell'occhio, è invece perfetto perché vi dà quello stacco molto bello comunque da poter guardare. Un altro accoppiamento che pure mi piace, che potreste fare, e lì diciamo che lo stacco non è tantissimo, però si abbinano bene, è utilizzare invece il colore grigio del Baci Rubati per realizzare la maglia e questo sfumature, questo Shein con queste sfumature che non ha un grigio ma ha questo blu, diciamo ghiaccio, che quindi richiama il grigio e quindi trovo che sia un bello accostamento. Vedete, poi è vero che c'è questo verde e rosso, ma non è un pugno nell'occhio questo fatto che va a distaccare, e poi c'è il blu che va sempre bene con il grigio. E anche questo rosa che sta bene con il grigio, quindi si stacca non tantissimo come l'altro accoppiamento che vi ho fatto vedere, però è bellino anche questo. Se poi invece volete dare un bello stacco, però senza, come ho detto, che risulti un pugno nell'occhio, potreste usare il nero del Baci Rubati, o io più che il nero vi consiglio il grigio scuro del Baci Rubati, e appunto usare un altro tipo di filato sopra. Se usate il grigio scuro potreste usare il mio stesso colore, oppure potreste usare questo colore qui, questo rosso. Quindi vi potete sbizzarrire a fare gli accostamenti che più vi piacciono. Detto ciò, per poter realizzare questo poncho, io ho utilizzato 4 gomitoli, quindi 400 grammi, lavorando con l'uncinetto del numero 6 e mezzo. La lavorazione è semplicissima, è la stessa che abbiamo usato per la maglia, solo che si lavora in giri di andata e ritorno e si vanno a realizzare due rettangoli. I miei rettangoli sono lunghi ognuno 88 cm e alti circa 35 cm. Vi sconsiglio di farla troppo larga, ossia tenete sempre presente la vostra taglia, quindi se siete S o M vi consiglio di mettere lo stesso numero di catenelle che ho messo io. Se siete una taglia L vi consiglio soltanto 10 catenelle, scusate, 20 catenelle in più per avere un motivo in più per lato. Però a parte questo, non fatela troppo larga perché poi se la volete indossare sopra dei cappotti vi potrebbe dar fastidio, mentre se la volete indossare sopra delle giacchette estive o sopra delle magliette in primavera, allora potete farla anche più larga. Perché vi do questo consiglio? Perché è vero che sotto io non l'ho cucita, quindi non vi dà fastidio con qualcosa sotto, però l'ho cucita qui e se voi andate a farla troppo lunga, temo che poi troppa lavorazione qua sotto vi dia fastidio se indossate una giacca, che comunque sapete la giacca ha un cappotto o un giaccone invernale, hanno molto più vapore, no, scusatemi, hanno molto più... sono molto più ingombranti, mettiamolo così, quindi ho paura che vi dia fastidio, quindi vi consiglio di non farla troppo larga se avete intenzione di indossarla sopra dei giubbotti o dei cappotti, mentre se la volete usare, come ho detto, in primavera o sopra delle giacchette più leggere, allora in quel caso potete anche farla più lunga rispetto a me. Una volta fatti i due rettangoli si vanno a cucire all'altezza delle spalle e, come vi ho detto, ho cucito qui per creare gli scalfi. Vi dico naturalmente nel video quanto sono andata a cucire e quanto dovreste cucire in più rispetto a me se siete una taglia diversa. La lavorazione, come vi ho detto, è semplice perché è la stessa della maglia, quindi si vanno a fare i 6 giri per creare la nostra striscia di cuori, mi avvicino così la potete vedere, e poi si lavora sempre lo stesso giro fino all'altezza delle spalle. E io sono andata a lavorarlo fino ad arrivare
un'altezza complessiva di 35 centimetri. Voi però potete farla anche più lunga rispetto a me. In questo caso, se siete una taglia M, vi consiglio di andare a prendere, se la volete più lunga, 5 gomitoli, perché io 4 gomitoli li ho usati del tutto, quindi 5 gomitoli, in modo da avere 3-4 giri in più per il davanti, 3-4 giri in più per il dietro. Se siete una taglia M, stessa cosa, la volete un po' più larga, un po' più alta, allora andate a comprare sempre un gomitolo o forse anche due in più. Due forse esagerato, sempre uno può bastare, perché alla fine, se la volete fare più larga, dovete aumentare solo di 20 catenelle, perché poi troppo sarebbe esagerato, e se la volete più lunga dovete aumentare soltanto di 2-3 giri, 4, perché comunque vedete io sono alta e vedete che qui comunque mi arriva l'altezza dei fianchi, non qui, quindi se aumentate soltanto di 2-3 giri o anche 4 l'avete sicuramente più lunga. Detto ciò, spero che questo coordinato che ho fatto vi piaccia, che lo desiate realizzare, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncho io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Shane. Il colore che ho scelto io è lo 0139, che è questo sfumato, come potete vedere, del beige, con all'interno anche un po' di rosso, quindi veramente molto carino, e vi farò vedere il campione su cui andremo a lavorare. Realizzeremo due rettangoli uguali, un avanti e un indietro, e io vi dico già che per ogni rettangolo ho montato 131 catenelle e andremo a sviluppare il rettangolo in larghezza, e un poncho quindi sono due pezzi a un avanti e indietro larghi, che poi andremo a cucire sulle spalle. Quindi ho montato 131 catenelle e lavorerò con l'uncinetto il numero 6. Se voi volete farlo più largo del mio, io poi vi dirò in centimetri quanto mi è venuto largo, dovete andare a mettere più catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10 più una catenella, che sapete che serve per avere l'inizio uguale alla fine dei nostri giri. Quindi io ho messo 131, se voi volete farla un po' più larga mettete 141, 151, o se usate un uncinetto più piccolo, quindi un filato più sottile, anche in quel caso andate a mettere più catenelle tenendo sempre presente il multiplo di 10. Detto ciò, io qui ho montato invece 31 catenelle per farvi vedere il motivo, e andiamo subito a realizzare il primo giro, che consiste nel fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle nostre 31 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. Mi tiro un po' di filo perché altrimenti, ok, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, entro nella quinta e vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base, 1 e rientro 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare le mie ultime 2 maglie alte, quindi una e due, in modo tale, come vedete, che abbiamo l'inizio uguale alla fine. Secondo giro. Con una maglia bassissima entro tra le due maglie alte e vado a realizzare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro dentro tra le due maglie alte e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1 e 2, vado tra le due maglie alte e ricomincio da capo, andando a fare 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo 5 maglie alte.
una, due, mi giro un altro po' di filo, tre, quattro e cinque. 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo ricomincio da capo. Vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, 1 e 2 e continuo quindi questo per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare 2 maglie alte tra le due maglie alte, 1 e 2, in questa maniera. Terzo giro, con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie alte, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sulla seconda e realizzo un'altra maglia alta. Vado sulla terza e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella terza e maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, vado sopra la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta, vado sopra la terza e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro dove ho la terza maglia alta e faccio una maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta, una maglia alta sopra la quinta maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una, due. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la seconda e realizzo un'altra maglia alta. Vado sopra la terza e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta sopra la quinta maglia alta. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e due. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno tra le due maglie alte e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado sopra la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado sopra la terza maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado nel gruppo successivo di maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa sopra la prima. Una maglia alta non chiusa sopra la seconda. Una maglia alta non chiusa sopra la terza. Chiudo le tre maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado sopra la seconda maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado sopra la terza maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme.
2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vedete, già si sta formando il nostro cuore. Quindi facciamo la fine del giro, vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la seconda, una maglia alta non chiusa sopra la terza, chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, una, 2, 3. Vado dove ho l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima, una maglia alta non chiusa sopra la seconda, una maglia alta non chiusa sopra la terza. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e termino il giro andando a fare 2 maglie alte all'interno delle 2 maglie alte, una e 2. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Quinto giro, con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separano i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 2 catenelle di 2 maglie alte e ricomincio, scusate, vado tra le 2 maglie alte e ricomincio da capo. Quindi vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separano i due gruppi di 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e 2. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto di 3 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e vado a terminare il quinto giro andando tra le due maglie alte facendo 2 maglie alte, una e 2. Quindi questo è il nostro bordo che abbiamo fatto per poter realizzare il nostro rettangolo. Vedete, sono usciti fuori questi splendidi cuori. Adesso andiamo a fare il sesto giro, che è il giro che andremo sempre a ripetere. Naturalmente poi ve lo farò rivedere anche rifatto il secondo, perché comunque qui abbiamo una base diversa e quindi quando lo andremo a rifare verrà un po' diverso, ma giusto leggermente. Quindi andiamo a fare il nostro sesto giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto tra le due maglie alte e vado a fare le mie due maglie alte. Quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, entro nella seconda catenella e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta. 2 maglie alte sopra la maglia alta, una e due. E di nuovo una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella. E si ricomincia da capo, quindi 2 maglie alte tra le due maglie alte, una e due, una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella, 2 maglie alte sopra la maglia alta, una, due, una maglia alta sopra la seconda nella seconda catenella. Una maglia alta nella terza catenella. E si ricomincia da capo, quindi si va a fare questo per tutto il nostro giro. Quindi vado a terminare il giro andando a fare 2 maglie alte tra le due maglie alte, una e due, una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una e due, una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella. Termino il giro andando a fare 2 maglie alte tra le due maglie alte, una e due.
Come vi ho detto, adesso questo è il giro che andremo sempre a ripetere, ma vi faccio vedere come lo andiamo a ripetere. Come sempre facciamo una maglia bassissima e ci portiamo tra le due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta. Andiamo direttamente nel gruppo successivo di 2 maglie alte, andiamo tra le due maglie alte e facciamo 2 maglie alte, una e due. Di nuovo andiamo nelle due maglie alte che abbiamo fatto sopra la maglia alta e di nuovo tra le due maglie alte andiamo a fare 2 maglie alte, una e due. Andiamo nel gruppo successivo di 2 maglie alte e di nuovo tra le due maglie alte andiamo a fare 2 maglie alte, una e due. E si ricomincia da capo, 2 maglie alte tra le due maglie alte. Ora quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, andremo a fare sempre 2 maglie alte tra i due gruppi di 2 maglie alte, fino ad arrivare alla lunghezza necessaria. Non la voglio fare, non voglio fare il poncio troppo lungo, quindi naturalmente io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, in modo tale da dirvi comunque in larghezza e in altezza alla fine quanto mi è venuto ogni rettangolo. E poi vi farò vedere come andarli a cucire insieme, perché vi ricordo che dobbiamo fare due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro. Ho terminato i due rettangoli, vedete qui abbiamo la nostra striscia di cuori e qui il giro sempre ripetuto. Allora, io ho lavorato in questa maniera. Alla fine il mio rettangolo è lungo, quindi da qua a qua 88 centimetri, mentre è alto, e ve lo faccio vedere, 35 centimetri. E quindi ripetiamo, il mio non è molto lungo perché non volevo che mi arrivasse ai fianchi, volevo che mi arrivasse un po' prima, proprio perché questa deve andare sopra la maglia, quindi voglio che si veda anche la maglia sotto, quella che abbiamo fatto sempre con gli strisci del di cuore. E per quanto riguarda poi i due rettangoli, sono andata a cucirli insieme. Per le spalle, partendo dall'esterno verso l'interno, sono andata a cucire per 37 centimetri, che sono quindi l'unione di 17 gruppi di maglie alte sia avanti che dietro. Stessa cosa da quest'altro lato. Per quanto riguarda invece sotto, l'ho lasciato aperto, ma sono andata a cucire qui lateralmente per creare quindi lo scalfo per le maniche per 19 centimetri, in modo tale appunto da lasciare un bello scalfo qui largo, in modo che se vogliamo indossare il poncio anche sopra una giacca possiamo farlo tranquillamente. Quindi ripeto, i miei due rettangoli sono lunghi 88 centimetri e alti 35 centimetri. Le cuciture che ho fatto per le spalle sono di 37 centimetri, partendo dall'esterno verso l'interno, lo scollo è bello largo e per quanto riguarda la cucitura qui laterale ho cucito per circa 19 centimetri, quindi diciamo l'intero bordino più 1, 2, 3, 4 e 5 giri di gruppi di maglie alte. Detto ciò, non farò nient'altro perché come vedete il bordino sotto è molto carino, quindi non c'è bisogno di rifarlo, non farò nessuno scollo perché non mi va di farlo, mi piace così come è venuto, quindi non farò né un collo alto né niente. Quindi anche il nostro poncio cuore d'inverno è terminato.